Allora, è logico che avete fretta di avere un posto e tutti noi speriamo che questo arrivi presto. Adesso si tratta di fare delle scelte un po' ponderate, bisogna fare un po' bastone, un po' carota, secondo me, perché l'amministrazione è nuova, le prime uscite non sono state felicissime e credo che non vedrebbero l'ora di avere una nuova occupazione per ritornare a parlare di legalità e ritornare a spostare il discorso. Quindi è da valutare un attimo. Io vi chiedo di incontrare l'amministrazione e poi di valutare un periodo, un posto transitorio, di chiedere. Ci sono delle sedi dei quartieri che non vanno bene per quello che cercate voi, perché sono troppo in mezzo alle case, dopo rompete, cioè sono difficili. Però di cogliere i segnali piccoli che ci saranno di apertura, perché c'è il rischio che se si va subito in contrapposizione forte con questi, facciamo saltare tutto. E lo dico, quindi questa è una cosa. L'altra cosa è che l'ex Telecom, che andrebbe benissimo, bisogna in qualche maniera forzare la mano al comune perché imponga che diventi diseconomico al privato che ce l'ha in mano, e questo è un percorso da fare anche con le osservazioni, col PAT, e noi là ci impegneremo a cercare di trovare gli strumenti. Bisogna giocare un po' di astuzia senza, voglio dire, dare il fianco a delle cose che si aspettano, cioè voglio dire, ci sono delle cose un po' difficili che però io credo, come avete già dimostrato, bisogna fare. Ci sarà un regolamento sicuramente in cui il collettivo di ZTL dovrà strutturarsi, verranno dati dei punteggi. Adesso la stessa cosa che loro facevano per le case ATER, quando davano i punteggi a chi era padano, adesso di contro lo possiamo fare noi. Quindi chi ha organizzato le giornate resistenti, chi ha organizzato certe cose, potrà avere più punti. Allora, su questo è un percorso che dobbiamo e bisogna impostare, e sarà il tema. Io ho già sentito quelli discorsi che sono usciti, parlano che non ci sarà un posto per una specifica associazione, ma parlano di dare a tutti. Allora è logico che il brodo si allungherà e tenteranno di fargli perdere la pazienza. Non dovete perdere la pazienza e non dovete disunirvi. Avete creato un consenso ampio anche oltre di voi, cercate di mantenere questa cosa. Grazie.